Oggi tratteremo il tema del sovrappeso nei cani. Le cause possono essere svariate. Nella maggior parte dei casi si tratta di alimentazione scorretta e attività fisica insufficiente. Molto spesso le due cose vanno a braccetto. Non sono le uniche cause, però, dato che anche altri fattori quali predisposizione genetica, età, sterilizzazione, malattie e condizioni fisiche possono contribuire. Se pensate che il vostro cane abbia messo su un po' troppo peso, la cosa migliore sarebbe portarlo da un veterinario per fugare ogni dubbio. Su, Amy, entra! Oggi siete qua perché Amy è molto golosa. Daremo un'occhiata alla sua forma fisica, anche se inizio già a farmi un'idea. Le insegno un paio di trucchi per valutare anche a casa se il suo cane sia in sovrappeso. La prova più semplice è appoggiare le mani sui fianchi del torace. In un cane dal peso salutare si riesce sempre a percepire facilmente le costole. Tastando Amy riesco a sentire le costole, ma devo esercitare pressione. Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che probabilmente ha 2-3 kg di peso in eccesso. Ora passo ad analizzare la vita di Amy. Sulla vita non ci siamo. Non è più stretta del torace. Forse giusto un pochino. Anche da questo si capisce se ha un paio di chili di troppo. Insieme possiamo trovare senza dubbio una soluzione. Dobbiamo cambiare la sua alimentazione. Dovete venire regolarmente nella clinica per pesarla. In questo modo potremo tenere d'occhio il peso. Dovremmo effettuare anche delle analisi del sangue. Sarebbe consigliabile farle presto. Brava Amy, sei stata bravissima! Perché è così importante tenere sotto controllo il peso del proprio cane? Un sovrappeso marcato non si limita a compromettere la qualità di vita del vostro cane, ma può portare anche a gravi patologie. Il sovrappeso può avere conseguenze quali problemi alle articolazioni, diabete, patologie cardiovascolari e respiratorie, aumento dei rischi in caso di operazioni, mobilità limitata e una riduzione generale dell'aspettativa di vita fino a 2 anni. Cosa potete fare per proteggere il vostro cane da questi pericoli? La cosa più importante è ovviamente cambiare alimentazione. L'obiettivo è ridurre l'introito calorico, sincerandosi di soddisfare al contempo il fabbisogno nutrizionale. A questo scopo esistono svariate marche di cibo per cani a basso contenuto calorico, come ad esempio Royal Canin, Concept for Life o Rocco. Quando scegliete la pappa, fate attenzione che sia povera di grassi, ma che contenga fibre a sufficienza. Le fibre danno un senso di sazietà, risparmiano calorie e favoriscono la digestione. È importante però che il vostro cane beva a sufficienza. Malgrado la dieta, potete continuare a dare al cane spuntini e ricompense, a condizione che vengano sottratti dalla quantità di cibo complessiva. Vi consiglio di pesare sempre la razione giornaliera del vostro cane. In questo modo sarà facile tenere sotto controllo la dieta del vostro amico a 4 zampe. Anche nel caso provi a farvi gli occhi dolci. Una volta modificate le abitudini alimentari, inizia la parte piacevole. Perdere peso può risultare persino divertente. È importante che inseriate più attività fisica nella vostra vita di tutti i giorni. È facile farlo rendendo le passeggiate più interessanti, con la presenza di un altro amico a 4 zampe o di un giocattolo. Così facendo spronerete il vostro cane a fare attività fisica, anche intensa, senza rinunciare al divertimento. Amy! In base alla razza e alla gravità del sovrappeso, potete anche cercare attività sportive per cani nella vostra zona. Molte scuole per cani offrono agility, aree giochi e altre attività simili. Fate solamente attenzione a non esigere troppo né da voi stessi né dal vostro cane. In questo modo farete progressi graduali e raggiungerete il risultato sperato senza stress. Dipende tutto dal vostro atteggiamento. Il vostro cane vi seguirà. Spero che i miei consigli vi siano stati d'aiuto. Auguro tutto il meglio a voi e al vostro cane.